Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Ma iniziamo subito con questa recensione. Andiamo a vedere insieme un mini ventilatore da scrivania portatile marcato Ocho 8. Anche questo è un prodotto utile, soprattutto ora che sta arrivando il caldo, l'estate. Si tratta di un mini ventilatore bianco barra giallo, color crema direi più che bianco. Come vedete ci sono tre colorazioni: nero e blu, rosa e bianco, e bianco crema e giallo. In questa confezione è presente però solo il color bianco giallo. Anche sul sito del produttore è presente per ora solo questa colorazione. Vi lascio comunque il link in descrizione se volete acquistarlo. Magari, non so, più avanti saranno disponibili anche le altre due colorazioni. Ma andiamo subito a scartare la confezione, che è di plastica. Tiriamolo fuori. Come vedete è presente un mini foglietto illustrativo in lingua cinese, ma non ci interessa. E il nostro ventilatore piccolino, questa è la grandezza della mia mano, quindi vedete un po'. Allora, in generale il materiale è di plastica, una plastica dura. Abbiamo poi sulla base i gommini che permettono di avere un grip ottimale una volta appoggiato sulla superficie d'appoggio, sulla vostra scrivania. Presenta 5 pale gialle, 1, 2, 3, 4 e 5, ed è rotabile di 360 gradi, quindi una volta appoggiato sulla vostra scrivania potete regolare l'inclinazione e l'angolazione del flusso di aria. Abbiamo poi un peso di 170 grammi, quindi leggero. Come dimensioni, andiamo a vederle insieme. Si tratta di 12,2 cm per 12,2 cm, quindi diciamo un quadrato, e una larghezza della base d'appoggio di circa 3,5 cm. Ai due lati abbiamo due parti gialle gommate con la scritta 24 Natural Wind. Non si possono schiacciare, ma sono semplicemente di bellezza per quanto riguarda poi il perno che sostiene la parte, la struttura dove c'è la ventola. Sul retro abbiamo invece un bottone che ci permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità della ventilazione. Abbiamo infatti tre livelli di intensità di ventilazione, e direi a questo punto di andare a collegare il cavetto USB che è fissato sulla base dietro e permette di collegare il ventilatore a un power bank, un alimentatore con ingresso USB, o comunque anche ad un normale computer che abbia un'entrata USB. Il cavetto è giallo, sembra essere anche resistente ed ha una lunghezza da sciolto di un metro circa. In termini di corrente richiede 5 volt, 1 ampere, e direi che adesso lo andiamo ad attaccare a un power bank. Primo livello di ventilazione, quello base, potete vedere l'intensità. Vado a schiacciare secondo livello intermedio di intensità di ventilazione. Come vedete il rumore cambia di poco, comunque siamo sotto i 30 decibel per intenderci. Il terzo livello invece è questo.
Come vedete la potenza è ovviamente maggiore, come anche il rumore, che è un po', diciamo, più rumoroso degli altri livelli. Posso fare delle conclusioni dicendovi che non scalda, perché effettivamente l'ho provato a testare anche per parecchie ore precedentemente, non scalda, quindi il rumore è quasi impercettibile, come avete visto, dipende dal livello di intensità ovviamente. È comodo il fatto che è direzionabile, quindi se lo poggiate qua potete orientare l'aria sulla faccia o dove vi pare, insomma, e soprattutto è comodo anche il fatto di poter regolare l'intensità di ventilazione. Secondo me, se lo volete utilizzare per casa, per ufficio, da metterlo sulla scrivania, anche perché alla fine, come avete visto, sono 12 centimetri, quindi non occupa assolutamente tanto spazio, ci sta in un angolino e vi permette di creare un po' di refrigerio durante il vostro lavoro o i vostri studi. Se siete interessati ad acquistarlo, vi lascio il link in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete domande non esitate a pormele.